passaporto falso stava tentando di introdursi clandestinamente in Italia. Una marocchina di 27 anni, Sharma El Shab, è stata arrestata dalla polizia di frontiera all'aeroporto Fontanarossa. La donna era partita da Istanbul con il proprio passaporto autentico, ma non possedendo i requisiti per l'ingresso in ambito Schengen, aveva presentato al controllo di frontiera a Catania documenti contraffatti che, pur riportando la sua foto, erano intestati ad un'altra persona straniera residente in Italia. La donna, che aveva con sé altri documenti falsi, italiani e non, tutti riportanti la sua foto, è stata arrestata in flagranza di reato. Un imponente servizio straordinario nell'ambito dei controlli antiterrorismo intensificati dopo le stragi di Parigi è stato predisposto dal questore di Catania Marcello Cardona e ha riguardato nelle ultime ore l'area interna ed esterna della stazione centrale di Catania, a cui hanno partecipato, oltre a personale della polizia ferroviaria, pattuglie della squadra mobile, della Digos, delle volanti e della polizia amministrativa, per procedere contestualmente a controlli agli esercizi commerciali. Persone, veicoli e attività commerciali sono stati passati a setaccio da numerose pattuglie convogliate in piazza Giovanni XXIII. La polizia ferroviaria ha controllato passeggeri e bagagli anche sui treni, mentre le volanti hanno attuato posti di controllo e la polizia amministrativa ha proceduto a controlli di competenza nei locali antistanti la piazza. Squadra mobile Digos hanno controllato le persone ritenute sospette. Complessivamente sono state identificate 64 persone, delle quali 21 stranieri extracomunitari, controllati 12 veicoli. Denunciato in stato di libertà uno straniero, G.N., queste le iniziali, per aver violato l'obbligo di dimora nel comune di Caltagirone. Controllate altre 3 persone. Al ristorante Alibaba di piazza Giovanni XXIII è stata contestata una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico. L'aeroporto Fontanarossa di Catania è stato chiuso per un'ora dalle 12 alle 13 a causa della cenere vulcanica sprigionata nell'atmosfera in seguito ad una nuova eruzione dell'Etna. Disagi si erano verificati in mattinata in seguito all'emissione della cenere. Il volo AZ1713 proveniente da Milano Linate delle 12.05 e il volo AZ1739 proveniente da Roma Fiumicino delle 12.10 sono stati dirottati nello scalo di Palermo. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha reso noto che sono cessate intorno alle 11.30 le fontane di lava dal cratere Voragine dell'Etna, iniziate questa mattina intorno alle 10 e accompagnate da un'emissione di cenere lavica anche dal nuovo cratere di sud-est. La colonna di cenere lavica si è elevata sino a 7.000 metri di altezza dalla sommità del vulcano. Il questore di Catania, Marcello Cardona, ha emanato in via d'urgenza un provvedimento di divieto della manifestazione fino a sabato 12 dicembre nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara, patrona di Paternò, nei confronti dei due comitati organizzativi autori dell'inchino davanti l'abitazione di un boss attualmente in carcere per associazione mafiosa ritenuto vicino alla cosca dei Santa Paola, per omaggiarlo. Una chiara manifestazione della forza intimidatrice tipica del potere mafioso, ha commentato Cardona. Appoggiamo e condividiamo pienamente la decisione del questore di Catania, ci sentiamo confortati dalla pronta reazione delle forze dell'ordine davanti a questi gravi fatti, è stato il commento del sindaco di Paternò Mauro Mangano in merito all'inchino dei due cerei davanti l'abitazione del boss di mafia. Approfittare della festa in onore di Santa Barbara, la nostra santa patrona, ha aggiunto Mangano, per veicolare messaggi contro la legalità e di compiacenza verso la cultura mafiosa, costituisce un atto intollerabile per la comunità paternese. Questo episodio non rappresenta nel modo più assoluto lo spirito delle celebrazioni legate al culto barbarino e chi ha compiuto questo gesto non ha nulla a che vedere né con il comune né con il comitato dei festeggiamenti che da anni collaborano insieme per l'organizzazione della festa. Non si ripeterà mai più. Faremo tutto ciò che è in nostro potere, ha concluso il sindaco, per impedire agli autori del gesto di partecipare in futuro a qualsiasi iniziativa legata alle celebrazioni in onore di Santa Barbara. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un uomo di 39 anni incensurato per aver compiuto atti sessuali con una minore figlia della sua convivente. Il provvedimento scaturisce da un'indagine condotta dai militari dell'arma coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Laura Garufi. Sono così venuti alla luce atti sessuali che l'uomo avrebbe consumato con la figlia minore della sua convivente dall'età di 11 anni fino al compimento dei 16. Le indagini avviate
inviate in concomitanza dell'audizione da parte del PM della parte offesa, hanno confermato i gravi indizi e riscontrato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla ragazzina, nonostante l'iniziale ritrosia della minorenne, che per proteggere la madre e il nucleo familiare aveva provato a tacere tutto. Gli accertamenti informatici sul materiale sequestrato hanno però consentito di acquisire importanti riscontri, consentendo così in breve tempo di giungere all'esecuzione della misura cautelare. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Catania. Oggi 4 dicembre il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco festeggia la propria patrona Santa Barbara, protettrice anche della Marina Militare. La festività è stata vissuta anche quest'anno all'insegna dell'assoluta sobrietà, così come richiesto dalle attuali condizioni finanziarie che interessano il nostro paese. Ieri sera all'arrivo alla sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Reliquia della Santa, scortata questa mattina dai Vigili del Fuoco dalla sede fino alla cattedrale ed esposta per tutto il tempo della Santa Messa, la solenne celebrazione eucaristica celebrata dall'Arcivescovo Metropolita di Catania, Monsignor Salvatore Cristina, alla quale hanno preso parte le massime autorità provinciali e cittadine. La celebrazione, come di consueto, è stata promossa dalla Direzione Militare Marittima della Sicilia Orientale, dal Comando della Base Aeromobili della Guardia Costiera, dal Comando della Stazione Elicotteri della Marina Militare, oltre che dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, d'intesa con la Curia Arcivescovile. Anche quest'anno il 4 dicembre è stato vissuto come occasione per ricordare, sottolineare e rinvigorire i valori forti di senso di appartenenza, di solidarietà, di spirito di corpo, di abnegazione, di senso del dovere, dell'attività istituzionale dei Vigili del Fuoco, la primaria struttura operativa nazionale in tema di soccorso tecnico. Fornire assistenza per ottenere documenti di soggiorno e la ricerca di un lavoro, per l'orientamento scolastico, extrascolastico e sociosanitario, per il sostegno nelle pratiche di ricongiungimento familiare. A Catania e provincia i migranti residenti sono oltre 31.000, il 2,8% sul totale della popolazione. La comunità straniera più numerosa è quella rumena, seguita dagli abitanti originari dello Sri Lanka e della Cina. Molti lavorano nel settore agricolo. Per questo motivo WillaWill, in collaborazione con Oxfam Intercultura Italia, ha deciso di aprire sportelli di supporto burocratico e amministrativo, formativo e linguistico, educativo e di sostegno scolastico nelle sedi dell'organizzazione sindacale a Catania, Adrano, Paternò, Mascali e Fiume Freddo. Sarà disponibile anche uno sportello antidiscriminazione in collegamento con l'UNAR, nel più rigoroso rispetto dell'anonimato e delle norme sulla privacy, in linea con quanto già oggi la Willa di Catania realizza grazie al numero verde 897 42 63 contro il caporalato e le nuove schiavitù. Saranno offerti anche corsi di alfabetizzazione linguistica e garantite prestazioni di mediazione linguistico-culturale. Continua qui a Catania, ma anche a livello nazionale, l'impegno della UILA per una maggiore solidarietà, per una maggiore attenzione verso le fasce più deboli del paese, in particolare verso i migranti. E con Oxfam alziamo di molto la sfida del nostro impegno, perché appunto vogliamo mettere insieme l'esperienza di questa ONLUS che è straordinaria nell'attività sociale, con la capacità nostra di essere strutturati sul territorio e di essere già punto di riferimento di tante lavoratrici e di tanti lavoratori. Pensiamo che sia un mix positivo per valorizzare l'impegno del sindacato e soprattutto per dare buone risposte a chi ne ha bisogno. UILA e Oxfam Italia hanno oggi aperto nella provincia di Catania degli sportelli informativi di supporto agli migranti e ai lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Offriremo insieme servizi di assistenza alla ricerca del lavoro, alla contrattualistica del lavoro, ma anche assistenza nell'accesso alle opportunità di cura, quindi di promozione della salute, e assistenza alle famiglie di questi lavoratori
per l'ingresso a scuola e nei percorsi di istruzione dei loro bambini. Si tratta di un progetto pilota che attiviamo in questa zona appunto con Wila che risponde anche alla volontà e al lavoro che Oxfam Italia fa a sostegno della popolazione migrante in tutto il territorio italiano, ma anche nei paesi dell'Africa, del Mediterraneo e del Medio Oriente, dove noi come organizzazione di lotta alla povertà interveniamo da più di 70 anni.